300 kg di cocaina sequestrata per un valore di centinaia di milioni di euro sottratti alla criminalità. 150 finanzieri impiegati tra Calabria e Toscana, 18 fermi. Questi numeri dell'operazione denominata Gerry, con cui è stata neutralizzata un'organizzazione di stampo ndranghetistico che pianificava l'importazione della droga dal Sud America. Avevano pensato di delocalizzare il traffico di droga dal porto di Gioia Tauro verso quello di Livorno, dove speravano in un controllo meno asfissiante da parte delle forze dell'ordine e dove si erano già dotati complicità tra gli scaricatori e i vigilantes che dovevano chiudere un occhio durante le operazioni di esfiltrazione della cocaina. Un traffico internazionale di cocaina portato avanti da un'organizzazione nella quale ancora una volta elementi dell'andrangheta, della tirrenica e della ionica hanno operato insieme per la gestione delle importazioni di droga. Con queste parole il procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, ha illustrato nel corso della conferenza stampa tenuta ieri mattina in procura l'operazione coordinata dalla DDA e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Quella di oggi è un'operazione particolarmente importante che ancora una volta dimostra l'altissima professionalità e specializzazione del GICO di Catanzaro, e il generale Miglioli, comandante della regione, con la Guardia di Finanza ha dato un supporto come sempre determinante. Come lei diceva, è un'attività investigativa di grande importanza perché ancora una volta dimostra come i calabresi, l'andrangheta calabrese, sia in contatto diretto con i colombiani. Attraverso il contatto diretto i colombiani vengono nel territorio calabrese, trattano, vendono e i calabresi importano. Importano solitamente nel porto di Gioia Tauro. La specificità di questa ulteriore indagine è che non è stato il porto di Gioia Tauro l'accesso, quello solitamente utilizzato, ma quello di Livorno, il porto di importazione appunto, e ben tre sono stati i quantitativi importati attraverso quella struttura portuale e lì sono stati anche utilizzati uomini di quel porto, così come avviene nel porto di Gioia Tauro, laddove i dipendenti delle cooperative di lavoro sostengono l'andrangheta nello scarico della cocaina, così è avvenuto anche a Livorno. Qualche giorno fa, infatti, il giudice di Livorno, su richiesta del procuratore della Repubblica di Firenze, ha emesso un'ordinanza che riguarda proprio fatti che sono stati investigati dalla Procura della Repubblica di Firenze in coordinamento con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Il coordinamento è stato anche fra Guardia di Finanza di Firenze e la Guardia di Finanza di Catanzaro e tutto questo dimostra come importantissimo sia il coordinamento e il collegamento investigativo, importantissima sia questa ulteriore frontiera del seguire l'andrangheta in qualunque luogo tratti la sostanza stupefacente.